Gentili telespettatrici e telespettatori di Video 33, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi è sabato 29 novembre, tempo nuvoloso su tutta la provincia di Bolzano. Dal primo pomeriggio sarà possibile qualche tratto soleggiato. Iniziamo con una notizia dell'ultima ora che troviamo anche sul nostro portale goinfo.it. Una donna di 71 anni è stata investita poco dopo le 18 di ieri pomeriggio lungo la statale delle Palade. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bolzano. Le sue condizioni sono gravi. Ora, grazie alla collaborazione con Massimo Moro oggi in regia, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere dell'Alto Adige: teleriscaldamento, bollette giù. L'inceneritore farà risparmiare dal 20 al 40%. I Verdi, l'azione è tardiva, errori a monte. Passiamo al quotidiano Alto Adige: Super Coca, gang in manette alla conquista di Bolzano con droga purissima, tre gli arresti. Ci spostiamo sul quotidiano di lingua tedesca Dolomiten. Respinte molte domande per i trasporti particolari degli studenti. In 322 studenti rimangono per strada. Difficile la ricerca di una soluzione per i bambini in età da scuola dell'infanzia. Andiamo sul quotidiano Tageszeitung, che oggi ha una lunga intervista con l'ex governatore Durnwalder. Mi vogliono distruggere, l'ex presidente. Dice in questa intervista che l'affare dei fondi riservati è stato gonfiato e manipolato. Si vuole a tutti i costi creare l'impressione che l'Alto Adige sia come la Sicilia. Andiamo sulla cronaca nazionale con il Corriere della Sera. Prima il Colle, poi le riforme. Grillo fa mezzo passo indietro. Sono stanchino, un direttorio lo affiancherò. E colloquio con Berlusconi per il Quirinale, una soluzione condivisa. Amato ha il profilo giusto. Nella fotonotizia, il viaggio del Papa Francesco, apertura al dialogo con l'Islam, la scelta del Papa in Turchia, incontro con Erdogan. PIL, Italia a crescita zero, nuovo record dei senza lavoro e ancora cronache. Sono 11 le morti sospette per i vaccini, possibile il ritiro di altri lotti dell'antinfluenzale, il primo allarme 3 settimane fa. Ci spostiamo alle notizie di carattere economico con il Sole 24 Ore, disoccupazione al 13,2%, a ottobre persi 55.000 posti, Poletti nel terzo trimestre 400.000 nuovi impieghi fissi. Torniamo nel dettaglio della cronaca locale, riprendendo il Corriere dell'Alto Adige, che appunto apre con l'alleggerimento delle bollette grazie al teleriscaldamento. E nella fotonotizia, come su tutti gli altri quotidiani, troviamo il caso Schwarzer Kostner. Carolina Coprì, Alex, chiesti 4 anni di squalifica, le accuse della procura antidoping del CONI. E poi sanità, dipendenti ASL in prestito, proposta bocciata, c'è una trattativa avviata. E invece per la politica, braccio di ferro dei sindacati sui distacchi. A Merano, fronda nel CDA, Alex Meister sbatte la porta e se ne va, tutto questo all'azienda di soggiorno. E ieri una giornata dedicata all'avvocato Ambrosoli. Ambrosoli, il crimine si può battere, il figlio dell'avvocato a Bolzano dice molti hanno preso coscienza. Andiamo a vedere allora all'interno del quotidiano la notizia di apertura. Tariffe più leggere con il teleriscaldamento, lettere agli utenti, meno 40% rispetto al gasolio, rete primo lotto completato in gennaio. Ci sono le reazioni politiche, però Foppa dei Verdi è critica, è solo una riduzione del danno. La consigliera dei Verdi, errori a monte, rifiuti da Trento, Gil Mozzi frena. Andiamo a vedere la cronaca sportiva. Allora, ovviamente ampio spazio alla vicenda Kostner. Carolina deferita, chiesti 4 anni e 3 mesi, doping, mano pesante della procura del CONI. Kostner rischia la squalifica per complicità con Schwarzer. L'avvocato, una situazione assurda, la pattinatrice non c'entra, vogliamo andare fino in fondo. Andiamo ora nel dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige, appunto cronaca, ma anche qui nella fotonotizia troviamo la notizia di
del deferimento della pattinatrice Carolina Kostner, favorì Schwarzer, ora rischia 4 anni di squalifica. E poi, cronache politiche: per salvare i vitalizi, gli ex ricorrono alla Corte europea. Anche qui il processo. E un'intervista a Durnwalder, quelle accuse sono assurde, dice l'ex governatore. Nelle cronache calano le tariffe delle case riscaldate da gennaio e poi la notizia da Merano, APT di Merano senza testa, Meister se ne va, lite con gli albergatori. Approfondimento sulla vita di Samantha Cristoforetti, Astro Samantha, le Marcelline tifano per te, era la sua scuola. Andiamo a vedere all'interno allora le notizie di apertura del quotidiano, iniziando dalla notizia di cronaca, operazione antidroga, sgominata la gang della supercocaina, hanno tentato di impossessarsi della piazza di Bolzano con merce pregiata da 100 euro al grammo, tre gli arresti. E poi voltiamo pagina e andiamo alla cronaca politica. Vitalizi, gli ex vanno alla Corte europea, la giunta regionale si costituisce in giudizio e pubblica i 66 nomi dei ricorrenti. Compacer dichiara era scontato. Ora torniamo nel dettaglio della prima pagina del quotidiano Dolomiten e poi andiamo a vedere le notizie dall'interno. Appunto, la notizia dei trasporti degli studenti e poi. Nella fotonotizia, novembre mai così caldo, temperature record, brutte notizie per i comprensori sciistici dove manca la neve. Andiamo all'interno, allora, appunto 322 studenti rimangono per strada, difficile la ricerca di una soluzione, soprattutto per i bambini delle scuole dell'infanzia, il dibattito a pagina 13. Voltiamo pagina e andiamo a vedere un approfondimento sui rischi degli acquisti online, approfondimento di un fenomeno che vede il suo picco proprio sotto le feste. Andiamo alla cronaca economica con l'apertura dedicata ai pochi pernottamenti. Calano del 2,9% i pernottamenti in provincia nella stagione estiva. Una delle cause è stata sicuramente il maltempo. Bene, con questo io ho terminato questa prima parte. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo per le notizie del meteo. Gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Arrosto al rosmarino Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Benvenuti da Überbacher. Abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. Compacer
Come di consueto andiamo a vedere qualche immagine che ci arriva dal territorio provinciale. Iniziamo con una webcam sopra l'abitato di Bolzano. Questa è la situazione alle 6:10 di questa mattina, nuvolosità in transito. Ci spostiamo sopra l'abitato di Foresta con uno sguardo verso Merano. Questa è la situazione alle 6:10 di questa mattina. Ora con l'aiuto della grafica andiamo a vedere le previsioni meteo. Iniziamo con una vista da satellite, appunto nuvolosità in transito nella nottata appena trascorsa. Ora andiamo a vedere le previsioni nel dettaglio grazie alla collaborazione con gli esperti dell'ufficio meteo della provincia. In molte valli la giornata di sabato inizia con foschie e nubi basse. In giornata le nebbie si dissolveranno lasciando spazio a qualche tratto soleggiato più frequente in Val Venosta. Le temperature restano miti, nel pomeriggio temperature comprese tra i 7 e i 13 gradi. Vi ricordo che gli aggiornamenti meteo sono a vostra disposizione alla pagina Facebook Alto Adige Meteo oppure nel nostro sito internet sotto la sezione dedicata alla Mediateca. Vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere: la foresta natalizia Foresta, la Forst fino al 6 gennaio e poi domani 30 novembre brunch nel Felsenkeller con Robert Hager von Strobel. Tutte le informazioni sul sito internet. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33.it, dove potete trovare questa edizione della rassegna stampa, i nostri telegiornali, aggiornamenti in tempo reale per la cronaca e le previsioni del meteo. In più vi segnalo anche il portale di riferimento goinfo.it per restare aggiornati 7 giorni su 7, 24 ore su 24 su tutto ciò che succede nella nostra provincia. Vi rimando ai nostri telegiornali alle ore 13 e alle ore 19. Con questo ho terminato, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per l'attenzione. Sabato in relax, Venere, Mercurio e Giove sono amichevoli quanto basta a garantirti un weekend senza scivoloni o beghe da risolvere. Toro, anche se è sabato, dovrai pensare e pianificare i cambiamenti che stanno per stravolgere la tua vita. Gemelli, un amico ti contatterà per proporti una partnership professionale, ne sarai entusiasta e insieme a te il tuo conto in banca. Cancro, la situazione economica, che pure è stabile, non è quella che speravi. Non è il momento di rinunciare ai sogni. Forse la loro realizzazione è solo rimandata. Leone, è il tempo di amare, di non pensare a quello che non va al lavoro. È il momento delle sensazioni, del piacere. Oggi non ti serve altro. Vergine, sabato in pantofole, di quelli che tutto può aspettare. Se il tempo lo permetterà, riuscirai a soddisfare il desiderio di passeggiare all'aria aperta. Bilancia, certo oggi non devi andare al lavoro, ma hai rimandato talmente tante piccole faccende e impegni che in serata sarai stanco più del solito. Scorpione, inaspettatamente qualcuno ti inviterà a cena e soprattutto ti lascerà a bocca aperta la conclusione della serata. Sagittario, è giunto il momento del grande passo, qualsiasi esso sia. Oggi è il giorno delle scelte. Giove ti invita a osare e a credere in te. Capricorno, riunione di famiglia. Forse sarà una riunione di famiglia virtuale, forse vedrai tutti sul monitor di un PC, ma il loro affetto ti arriverà forte e chiaro. Acquario, una giornata vissuta in virtù della serata, spesa, preparazione, fornelli, pentole, che tu sia solo o in compagnia, stare in casa ti dà serenità. Pesci, finalmente il chiarimento che aspettavi da tempo è arrivato, sarà lui a cercarti e a tornare da te.